Resistere e rilanciare. Una strategia, prima ancora di uno slogan, adottata dal Grande Oriente d'Italia, guidato dal 2014 dal Gran Maestro Stefano Bisi, che ha presentato alla Biblioteca Lazzarini di Prato il suo Massofobia, l'antimafia dell'Inquisizione, edito da Tiferet, per denunciare, ha detto, l'atteggiamento antidemocratico e anticostituzionale che anima la nuova campagna persecutoria contro la massoneria portata avanti in Italia anche da parte di istituzioni pubbliche. Come nel caso dell'esperienza di Bisi durante l'interrogatorio subito alla fine del 2017 da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, presieduta dall'onorevole Rosi Bindi, che chiedeva insistentemente i nomi degli iscritti alla massoneria e che Bisi ha rifiutato di dare, commissione che peraltro opera a Palazzo San Macuto, che fu la sede romana della Santa Inquisizione. Salire le scale di quel palazzo dove c'era l'Inquisizione mi ha provocato tanta tristezza prima di tutto e anche un po' di rabbia, perché non vedo perché debba essere messa sul banco degli imputati la massoneria. Un appuntamento organizzato dalle tre logge pratesi del Grande Oriente d'Italia, che nella città laniera conta ben 140 anni di storia, al quale ha portato il saluto il sindaco Matteo Biffoni. 23.000 gli iscritti in Italia attraverso 850 logge, la Toscana una delle regioni dove è più alto il numero di massoni. A moderare il dibattito il giornalista e scrittore Umberto Cecchi. C'è un'inquisizione nuova. Si chiama Parlamento italiano, in questo caso si chiama Commissione d'inchiesta. Le commissioni d'inchiesta in Italia hanno una preminenza assoluta su tutto, nessuno le può né bloccare né fermare, anche se dicono le cose più sciocche, ma non si può toccare. E in questo libro c'è il ricordo di questa avventura, che non è una bella avventura, è un'avventura drammatica per un paese civile e per un paese democratico. Ma tanta parte dell'opinione pubblica ormai comincia a capire che quando inizia la persecuzione contro la libera muratoria suona un campanello d'allarme per la democrazia. Successe così nel 25, venne messa fuori legge la massoneria dal regime fascista con una legge firmata da Benito Mussolini e da Alfredo Rocco. Nel 26 finirono le libertà di tutti, chiusero i giornali di opposizione, i partiti, finì appunto la libertà. La storia è sempre contemporanea e quindi non vorremmo ripercorrere quelle strade.